mesi su come prevenire quello che sarà probabilmente, può diventare un conflitto. Ci siamo inventati una cosa, una stanza, un oggetto che abbiamo adesso chiamato stanza di risoluzione del conflitto, che potrebbe essere anche questo, no? Abbiamo detto che il luogo è anche questo, dove cosa fanno i cittadini. Adesso che chiediamo a Cecilia di darci un po' un'immagine di quello che può accadere in tutto. Certo, innanzitutto di gestire gli eventuali conflitti all'interno della contabilizzazione obbligatoria, perché le slide potevano scorrere, ma facciamo un brevissimo riassunto per individuare i punti focali di questa idea, che parte da una valutazione di quello che è il conflitto, cioè questo scontro tra posizioni differenti, che possono essere 2, 10, 1000, 100. All'interno di un condominio nascono tutte queste realtà, ci sono tutti questi soggetti, di cui ha parlato anche prima il dottor Vignardi, che non sono solo i condomini, l'amministratore, il tecnico, ma è tutto il mondo che sta dietro questo. Quindi quando viene presentato a un condominio e ai soggetti, ai condomini, quindi alle persone che vivono questa situazione, e viene ad essere modificato lo status da cui erano abituati, che per la verità non stava bene a nessuno, non stava bene alla signora Maria, non stava bene alla signora Giuseppe, che pagava troppo comunque sempre, aveva troppo caldo, lui teneva le finestre aperte, lui teneva le finestre chiuse, ci sono 5 persone, ne risultano 2, situazioni che conosciamo perché il conflitto sui condomini è uno dei drammi della giustizia. Perché non porta lavoro qualificato, ma porta solo lotte intestine fra soggetti che devono convivere all'interno di una situazione anche fisica molto vicina. Infatti diciamo, la parte penale che porta il contenzioso condominiale è altissima, è una cosa anche brutta dal punto di vista sociale. E quindi abbiamo pensato di individuare questa stanza di composizione, diciamo, più che di o soluzione dei conflitti, adesso individueremo le parole esatte con cui identificarlo, proprio per, sì, forse anche di anticipazione, in realtà un luogo in cui i condomini insieme al loro amministratore vengono a sentire una relazione del terzo, perché dagli studi che sono stati fatti abbiamo l'oggetto proprio il conflitto fra soggetti, si vede che cosa chiedono i soggetti. Molto spesso i soggetti cercano innanzitutto di modificare lo stato attuale, ma cercano le soluzioni per affrontare il loro conflitto, cioè il conflitto che nasce tra 2, 3, 4, 5 soggetti. Chiedono il rispetto di certe regole, che a volte sì, vengono individuate da loro, il concetto di giustizia personale, oppure chiedono ad un terzo di offrire delle soluzioni. Perché quando si vede, il terzo però non può essere visto come calare dall'alto le soluzioni. Io ho molto apprezzato la relazione, però mi permetto, in quest'ottica naturalmente, non in un'ottica giuridica, in un'ottica diciamo più sociale, perché così se un avvocato può fare il sociale, questo non lo sappiamo, non lo so, di ricordare la slide della prima fase, la prima assemblea. Quando tutto il lavoro dell'amministratore condominiale era stato fatto prima dall'amministratore condominio, cioè aveva scelto il tecnico migliore, aveva scelto l'impresa migliore, quindi questo potrebbe davvero scatenare anche una sorta di diversa valutazione in capo ai singoli condomini. Quindi se si riuscisse a trovare una stanza, questa è l'idea che porta avanti anche Ares, di una individuazione di un luogo in cui i soggetti si scambiano apertamente attraverso un terzo moderatore idee, confronti, preventivi, soluzioni, e anche vengono messe al corrente delle norme giuridiche che regolano questa materia e che devono subire. È vero che c'è un bene comune, che è quello del risparmio energetico e l'efficientamento degli edifici, ma è anche un risparmio personale. Infatti non si deve parlare di spesa, questo me l'ha insegnato l'amministratore prima, non si deve parlare di spesa ma di investimento. Far capire però al soggetto che deve investire, deve pagare, quindi tirar fuori 10 per poi risparmiare nell'arco del tempo 20, non è semplicissimo. E magari la terzietà di questo soggetto potrebbe effettivamente portare non ad adire all'autorità giudiziaria se l'assemblea non vota, ma quantomeno a far ragionare i condomini, a prepararli prima dell'assemblea in modo abbastanza asettico. Con questo diciamo chiudo, perché vedo che siete degli eroi voi che siete. Le slide sono a disposizione, facciamo piccoli cenni al concetto di mediazione e di risoluzione del conflitto, sono a disposizione per le domande, ma credo che anche data l'ora possiamo chiudere così. Grazie. Grazie, poi dopo faremo partire anche in maniera operativa.
possibilità, la possibilità da parte.